Benvenute, benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. In questo video vi faccio vedere come realizzo su Laura il trucco di Katy Perry nel suo ultimo video, Unconditionally, e vi lascio al tutorial. Grazie, ciao! Stendo subito un primer e lo faccio aderire molto bene alla pelle. Stendo anche il primer occhi e gli do il tempo di assorbirsi. Con una palette di correttori abbastanza compatti, copro le piccole imperfezioni nel viso di Laura. Stendo il fondotinta e in questo caso lo lavoro molto bene perché nel video la signorina Katy Perry ha un incarnato perfetto. Stendo il correttore con un pennellino abbastanza morbido, cercando di nascondere proprio il punto dove è più visibile l'occhiaia. Con lo scotch carta precedentemente bagnato, così perderà la sua aderenza, faccio il bordo e con una palette, il bordo dell'occhio, con una palette di colori naturali comincio a creare proprio il look. Stendo dapprima un ombretto sul pallido chiaro per creare una base, in modo tale che tutti gli ombretti che andremo a stendere poi sarà molto più facile sfumarli. E parto con un marroncino caldo e intensifico tutto il lavoro nella parte esterna e vado con un pennello abbastanza compatto di sfumatura. Ci vuole un po' di pazienza, ma riuscirete. Quando il lavoro con il primo ombretto mi sembra accettabile, vado con quello leggermente più scuro, quindi un marrone un po' più freddo, e vado dove ho già lavorato. Questo creerà dimensione e struttura a tutta la forma dell'occhio. E sfumate. Con un matitone, questo è di Kiko, me l'avete visto usare milioni di volte, creo una base cremosa nella prima porzione di occhio di Laura e vado a sfumarla con il dito. Questo mi aiuterà per gli altri colori che andremo a mettere e saranno molto più vivi e molto più brillanti. Questa è la mia nuova palette e prendo il dorato. Potete usare anche un altro ombretto dorato, quello che avete, insomma. Sempre dalla palette iniziale, quella grande, prendo un color burro e creo il punto luce. E poi è il momento dell'eyeliner. Qui pieghiamo le ciglia e per la prima volta di Laura diciamo che se l'è cavata alla grande.
prendo un mascara nerissimo e soprattutto volumizzante e vado a stenderlo abbondantemente nelle ciglia. Con questo pennellino di precisione vado a contornare il bordo inferiore dell'occhio, sempre con un marrone caldo, per dare continuità al trucco. Riempio le sopracciglia. Fisso il tutto con una cipria trasparente. E poi creo i volumi nel viso di Laura, perché nel video Katy Perry ha un bellissimo contouring. E poi questi sono i tre protagonisti per creare la parte delle labbra. Stendo prima la matita rossa, quella leggermente più chiara. E riempio bene. Con la matita più scura creo un effetto ombra e siccome a me piace metto un pochino di gloss. E questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace, commentate e mettete un pollicino in su e vi lascio un bacio al prossimo video. Ciao!